Se avete bisogno di crediti, vi lascio in descrizione il sito FIFA Coins Zone, un sito molto veloce, molto affidabile e molto molto economico. Bella ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Eccoci qua in questo nuovo video tutorial, video guida, insomma, chiamatelo un po' come vi pare. Sarà molto breve, molto molto breve, perché vi darò due consigli su come gestire in questo momento i vostri crediti. Faccio molto spesso questo video, però è doveroso. Allora ragazzi, sapete che oggi mercoledì è uscito Ronaldo SIF attaccante, non era mai uscito prima, almeno io non me lo ricordo. Comunque Ronaldo ST, quindi striker attaccante, ed è un evento rarissimo in FIFA. È forse uno dei migliori Team of the Week per adesso, di sempre. Comunque presente dei giocatori fantastici, pensiamo solo a Ibra, pensiamo solo a Ronaldo. Questo quindi sarà causerà, quindi Ibra, Cristiano Ronaldo e co causeranno un grandissimo market crash, perché l'EA ci mangerà sopra, ovviamente ci mangerà sopra, quindi farà uscire un botto di happy hour. La gente spacchetterà fisso tantissimo pur di accaparrarsi, di trovare nei pacchetti Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo. È sempre la stessa storia: più carte ci sono sul mercato, più questo mercato abbassa il proprio valore. È normale, quando c'è molta più concorrenza si va sempre al ribasso, al gioco del ribasso. Quindi, per ripetervi il tutto, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic causeranno il market crash, quindi il crash del mercato. Tutti i prezzi caleranno a merda, proprio tantissimo, in modo che la gente, vendendo tutti i propri giocatori, possa farsi un budget di crediti buono per andare a spacchettare. Questo comporterà anche un grandissimo aumento di vendite da parte dei siti di crediti, ma fa niente, questo è quello che capiterà al mercato. E così sono due. Allora, se voi non spacchetterete, comunque vendete tutto quello che avete, anche se non spacchettate. Perché vendete tutto quello che avete, se avete una squadra comunque abbastanza costosa, se avete una squadra di 10.000 crediti non fatelo, è inutile. Ma se avete una squadra di un buon budget, comunque con tanti crediti, di tanti crediti, vendetela. Vendetela e appena esce il primo, comunque i primi happy hour, vedete che i prezzi sono proprio calati un botto, ricomprateli tutti. Ora vendeteli, perché se no siete fottuti, ok? Siete fottuti. La seconda cosa che potreste fare invece, per chi ha la squadra 10K ma ha un po' di crediti e non vuole spacchettare, è quella di comprarsi un bel po' di giocatori e poi rimettere in mercato una volta i prezzi si saranno alzati, quindi dopo questo Team of the Week. Poi magari il prossimo Cristiano Ronaldo fa 5 gol, Messi ne fa 10, Ibrahimovic ne fa 50, allora vabbè. Però comunque ragazzi, avete capito. Ronaldo e Ibrahimovic distruggeranno il mercato, quindi state all'occhio e comportatevi bene. Un consiglio che do sempre, che do con i Toti, che do con i Team of the Week come questi, comunque avete capito. Perché tanti ancora non sanno bene di cosa parlo quando parlo di market crash, quando parlo di come fare crediti col market crash, eccetera. Io vi saluto, vi ringrazio, ho lasciato un bel mi piace, un video molto corto e nulla. Forse di questi l'unico che riuscirò a provare, anzi sono un po' quelli che potrei provare, però vabbè, sarà Carroll, sarà Perisic, comunque questi giocatori qua, Perisic looks insane. Vi saluto, bella!